Buongiorno a tutti, vediamo oggi come argomento le disequazioni di primo grado, quindi sarà una lezione in matematica. Allora, le disequazioni intere di primo grado possono essere scritte in una delle seguenti forme, dopo aver opportunamente applicato i principi di equivalenza. Allora, potete averla scritta così, ax maggiore di b, in cui ovviamente a e b sono due numeri, ax maggiore o uguale di b, ax minore di b e ax minore o uguale di b. Attenzione, ovviamente, arrivate a questa forma quando avete applicato tutti i principi di equivalenza e avete semplificato, diciamo, in termini minimi, diciamo così, la disequazione. A e b sono due numeri appartenenti quindi a R, un insieme di numeri reali. Allora, risolvendo la disequazione ax maggiore di b, otteniamo a seconda ovviamente dei valori di A le seguenti soluzioni. Allora, se A è maggiore di 0, allora x è la soluzione è x maggiore di b fratto A. Ok, se A è uguale a 0, x maggiore di b, se b è maggiore di 0, avete l'insieme vuoto come soluzione. Se b uguale a 0, avete sempre l'insieme vuoto. Se b è minore di 0, la soluzione è l'insieme R, ok? Questa per A uguale a 0. Se invece A è minore di 0, la soluzione è x minore di b fratto a. Questo qua è uno schema che si può utilizzare per risolverle. Allora, un ragionamento analogo vale anche per le altre tre disequazioni, ovviamente. Un esempio di equazione numerica intera è la seguente. Per esempio, 3 più x fratto 2 minore o uguale di 1 più x. La risolviamo. Cosa verrà? Al minimo comune multiplo diventa 6 più x minore o uguale di 2 più 2x, porto il 2x a sinistra, cambio di segno, quindi viene meno x, il 6 lo porto a destra, minore o uguale di 2 meno 6, quindi avete meno x minore o uguale di meno 4, quindi cambio segno perché moltiplico per meno 1 entrambi i membri, x maggiore o uguale di 4. Questa è sostanzialmente la vostra soluzione. Mentre un esempio di disequazione letterale potrebbe essere ax meno 1 maggiore o uguale di 2a. Per risolvere una disequazione di questo tipo occorre discutere le sue soluzioni ovviamente al variare di a. Allora facciamo un altro esempio. Facciamo un altro esempio. Allora risolviamo la seguente disequazione letterale: x meno 3 minore di a per x più 1, discutendo le sue soluzioni al variare di a. Svolgiamo i calcoli e portiamo a sinistra i termini in cui compare l'incognita e a destra gli altri. Allora vi viene x meno ax. Ricordate che quando spostate da un membro all'altro dovete cambiare di segno l'addendo, ve lo ricordo. Raccogliamo x al primo membro distinguiamo tre casistiche diverse. Prima casistica, se 1 meno a è maggiore di 0, ossia se a è minore di 1, il coefficiente dell'incognita è positivo, perciò dividiamo entrambi i membri per 1 meno a e non cambiamo il verso della disuguaglianza. Quindi x sarà minore di a più 3 fratto 1 meno a. Questa è la soluzione del primo caso. Okay. Secondo caso, se 1 meno a è uguale a 0, cioè se a è uguale a 1. Sostituiamo il valore 1 ad a nella disequazione e otteniamo
ossia 0 minore di 4, scusate, ho scritto sbagliato, 0 minore di 4, la disequazione è sempre verificata, perché è sempre vero che 0 è minore di 4 per qualsiasi valore di x, eh? Terzo caso, terza casistica, se 1 meno a è minore di 0, ossia a è maggiore di 1, il coefficiente di coniugazione è negativo, quindi in questo caso dividiamo entrambi i membri per 1 meno a e cambiamo il verso. Quindi la soluzione è la stessa del primo caso, ma abbiamo semplicemente invertito, vedete, prima avevamo il minore, si vede qua in alto, guardate qua, e adesso abbiamo il maggiore, abbiamo semplicemente invertito i segni sostanzialmente. Ok, questa è una cosa importantissima. Allora, un'altra cosa direi estremamente fondamentale, che vale anche parzialmente per le fratte come metodo di soluzione delle disequazioni razionali fratte, è quello dello studio del segno di un prodotto. Facciamo un esempio pratico. Allora, consideriamo una disequazione costituita da un prodotto di binomi di primo grado messo a confronto con il numero 0. Capiterà spessissimo in matematica a tutti di arrivare a questo livello. Cioè, voi avrete espressioni di questo tipo in cui avete una produttoria. In questo caso parliamo di produttoria di primo grado, ma lo stesso concetto varrà anche per quelle di secondo grado. Però supponete di avere una produttoria di primo grado confrontata con 0, maggiore o minore. Cosa si fa? Come si risolve? Si studia il segno, cioè voi dovete capire in quali intervalli che segno ha questo prodotto. Come si fa? Molto semplice, si prendono tutti i fattori uno alla volta, si mettono maggiore di 0. Allora, mettevate, avreste messo maggiore uguale a 0 se c'era un uguale qua sotto, all'inizio, però non c'è, quindi noi poniamo solo maggiore di 0, ripeto, non minore di 0. Si pone anche se voi avete il segno qua in alto, cioè in partenza avete un segno minore, il metodo si parte sempre mettendo maggiore di 0. Indipendentemente da questo segno, ripeto, indipendentemente dal segno che avete, si pone sempre maggiore di 0 ogni fattore e si risolve. Procedo col secondo fattore, sempre ripeto maggiore di 0. Porto il 2 a destra, diventa meno, quindi meno 2 terzi. E il terzo fattore. Cioè, cosa vogliono dire queste tre scritture? Molto semplice. Vuol dire che il primo fattore, x-2, è positivo dove? È positivo nell'intervallo x maggiore di 2. È molto banale la cosa. Il secondo fattore, 3x più 2, è positivo dove? È positivo nell'intervallo x maggiore di meno 2 terzi. Il terzo fattore, dov'è positivo? È positivo per l'intervallo, cioè per i numeri che appartengono all'intervallo maggiore di meno 4. Quindi cosa si fa adesso? Si rappresentano i segni dei fattori su un asse, sull'asse x fondamentalmente. Quindi cosa fa? Si mettono tutti i valori che ho, si mettono ovviamente ordinati, quindi dal più piccolo a sinistra al più grande a destra ovviamente. Okay. E si disegna, fondamentalmente si mettono i segni. Ci sono due modi, si possono rappresentare gli intervalli mettendo una linea continua dove c'è un più e un tratteggio dove c'è un meno, oppure banalmente mettendo i segni. Cioè, mi spiego, partiamo dal primo intervallo, x maggiore di 2, quindi vuol dire che il primo fattore è positivo da 2 a più infinito. Quindi io cosa posso fare? Tiro una riga qua e il primo fattore, guardate, questo qua è il primo, questo qua è il secondo, mettiamo le righe in questo modo, primo, secondo e terzo, cioè il primo è x-2, ripeto, allora x-2 è positivo, quindi avremo un meno qua, meno, cioè tutti i meni, tranne poi a destra che diventa positivo. Allora, tirate pure le righe verticali su tutti i numeri. Allora, il secondo fattore è positivo per x maggiore di meno 2, quindi metteremo un più qua, un più qua, un meno in questo intervallo, perché è negativo in questo intervallo, no? Il secondo fattore. Il terzo, che è x maggiore di meno 4, è positivo per x maggiore, quindi metterò dei più nella parte di destra e un meno nella parte di sinistra. A questo punto dovete fare la conta, cioè definire ogni intervallo che segno ha alla fine. Se
dovete fare la moltiplicazione, cioè qua avete il primo intervallo, no? X maggiore di 2, avete più il primo, scusate qua, moltiplicato per il secondo più per più fa più, moltiplicato per il terzo che è più per più fa più, quindi questo intervallo ha segno più. Adesso l'intervallo da meno 2 terzi e 2 che segno ha? A meno, guardate, meno per più fa meno per più, quindi fa meno, quindi il prodotto di 2 più e un meno fa meno, mettete meno. Da meno 4 a meno 2 terzi, come è segno positivo, no? Perché avete 2 meno e un più, quindi meno per meno fa più per più fa più. E per x minore di meno 4 cosa avete? 3 meno fa meno, perché meno per meno fa più per meno fa meno. Quindi, dati i segni, dovete scegliere gli intervalli di soluzione che sono, diciamo, concordi con il segno iniziale. Inizialmente avevo maggiore di 0, vedete qua. Quindi sceglierò gli intervalli positivi. Quindi la mia soluzione a questa produttoria, maggiore di 0, la soluzione sarà x compresa fra meno 4 e meno 2 terzi, unito, quindi più, cioè sto sommando degli intervalli, no? Si mette l'unito o il più, comunque solitamente si mette la U, oppure si usa le parentesi, posso farvelo vedere in tutti i modi che volete, non è un problema, anche con la rappresentazione grafica, come mi ha fatto nello scorso video, insomma. Unito x maggiore di 2, ok? Ecco, teniamo presente che non ho messo gli uguali perché inizialmente, ripeto, non era nel segno iniziale era un maggiore ma non c'era l'uguale, quindi nessuno di questi, cioè non è verificata la produttoria dove si annulla il prodotto. In meno 4, in meno 2 terzi e in 2 il prodotto si annullano perché sono i valori che annullano le tre parentesi. Cioè il 2 annulla il primo fattore, diciamo, il meno 2 terzi, il primo fattore, scusatemi, il meno 2 terzi annulla il secondo fattore e il meno 4 annulla il terzo. Questi quindi non sono compresi nella soluzione, quindi non ho messo gli uguali. Spero che sia chiaro. Spero che questa lezione sia stata abbastanza chiara. Ci vediamo al prossimo video a questo punto.